Buongiorno Fagnano, eccoci col video di informazione dell'amministrazione comunale del venerdì. Subito una comunicazione di servizio. Dal mese di giugno il servizio Informa Giovani e Informa Lavoro riprenderà a essere aperto senza bisogno di appuntamento, come prima della pandemia. Per quanto riguarda il settore lavori pubblici, nelle prossime settimane inizieranno i lavori per gli attraversamenti pedonali rialzati, quelli che fanno un po' da dosso del rallentamento delle auto. Questi verranno sistemati e costruiti in via Cadorna, davanti al San Rocco, in via Leonardo da Vinci, via Pastrengo, via Perfornaci. Veniamo con gli eventi della settimana, iniziano a essere numerosi proprio per l'estate. Venerdì 27 maggio stasera, ore 20:45 presso il Teatro Martegani di Cairate, il Comitato Genitori presenta i saggi musicali. Sempre questa sera alle ore 21 presso il Circolo Acli di Bergoro, il Circolo Alba presenta il nuovo libro di Antonella Garzonio dal titolo Supernova. Domani, sabato 28, ore 14:30, presso il campo sportivo Galfra, la SD Valle Olona apre gli Open Day per il calcio. Sempre domani sera, alle ore 21, presso il Castello Visconteo, nel cortile, la sede del Comune di Fagnano, ci sarà lo spettacolo teatrale Like, a conclusione della settimana a tema per un pugno di like. Domenica 29, ci sarà il trofeo Graziella e Francesco Piestolesi, 25esimo Memorial Sergio Cerrutti. Sarà la gara ciclistica che tutti gli anni c'è a Fagnano, che parte da Fagnano Lona e si conclude al Brinzio. Giovedì 2 giugno è la festa della Repubblica, gli uffici comunali sono chiusi a tutti. Giovedì 2 giugno alle ore 10 presso l'Aula Magna Benvenuto Piazza della scuola secondaria Enrico Fermi di Piazza Alfredo di Dio, alle ore 10 ci sarà una mostra organizzata dall'associazione Salvatore Orru, la mostra dal titolo A lezione legalità da che parte vogliamo stare. Sempre in Aula Magna alle 10:30 verrà consegnata la Costituzione a tutti i nuovi, a tutti i neodiciottenni. L'invito che faccio proprio a loro è quello di presentarsi per questo momento civico dedicato a loro e alla loro maggiore età. Mentre al parco Avisaido dalle ore 9 alle ore 20 ci sarà il torneo 3 contro 3 in memoria di Marco Colombo. All'interno di questa manifestazione c'è anche uno stand gastronomico. Alle 18 nel cortile del Castello Visconteo un concerto del coro polifonico. Non mi resta altro che augurarvi un buon fine settimana, un inizio di settimana nuova e al prossimo video.